Il corso di studi di tecnico del turismo porta all'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito giuridico, economico e fiscale, da spendere in aziende del settore turistico, sia private che pubbliche. Basilare in questo percorso è lo studio delle lingue. Agenzie di viaggio e pubblicità, imprese di trasporto, organizzazioni di congressi e fiere, enti di promozione turistica, servizi di comunicazione e pubbliche relazioni, organizzazioni internazionali. Questi alcuni esempi di collocazione nel mondo del lavoro. Il diploma di tecnico turistico rende possibile l'iscrizione a tutti i corsi universitari. Ho scelto questa scuola perché so quando finirò troverò subito lavoro. La scuola in questo percorso didattico mi sta dando tante opportunità e mi sta insegnando nuove cose che non conoscevo prima. I punti di forza di questa scuola sono le ore di pratica che facciamo. Ho scelto questa scuola perché mi piace questo lavoro e intendo andare all'estero per imparare la lingua. Questo percorso didattico mi sta dando la possibilità di imparare molte cose nuove e di confrontarmi poi in futuro con il mondo del lavoro. I punti di forza di questa scuola sono gli stage che facciamo all'esterno e le esercitazioni che facciamo all'interno della nostra scuola, che ci permetteranno di trovare un lavoro e speriamo che il parco dell'Appennino Tosco-Emiliano possa decollare per trovare più opportunità di lavoro. Qua il fondo sta rosolando, quando ha smesso di rosolare aggiungiamo la salsa di pomodoro che abbiamo precedentemente preparato nel passa verdure. Mettiamo un po' di sughetto che è rimasto dalla cottura e dopodiché aggiungiamo il prezzemolo. Ho scelto questa scuola perché sono appassionato del lavoro, i miei genitori hanno un'azienda agricola, fanno questo mestiere e così ho la possibilità di portarlo avanti. I punti di forza di questa scuola sono tanti, la possibilità di fare stage, di lavori pratici e la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Questo percorso didattico ci sta dando molte emozioni e una grande opportunità nel mondo del lavoro. Sono soddisfatta perché ci dà tante opportunità di imparare anche cose nuove che prima non sapevo fare. Thank you.
Ho scelto questa scuola perché mi permette di avere un lavoro appena finisce e mi piacciono i bambini. Questa scuola mi sta dando la possibilità di studiare tante cose nuove. I punti di forza di questa scuola sono gli stage che facciamo all'esterno e da quest'anno la qualifica dell'operatore sociosanitario. Dal prossimo anno 2012 i diplomati in servizi sociosanitari potranno ottenere l'ulteriore qualifica di operatore sociosanitario effettuando, al compimento del percorso di studi, un esame integrativo. Ed eccoci qui, all'interno del Museo della Civiltà Contadina. Questa è una vera e propria ciliegina sulla torta che conclude idealmente questo filmato dedicato all'Istituto Motti, una struttura voluta, creata e gestita dal Motti, un vero e proprio scrigno della memoria. Pensate, 1200 attrezzi contenuti qui all'interno del museo che testimoniano la vita contadina della collina e della montagna reggiana. Una struttura nata dall'iniziativa del professor Vittorio Masini, creata e gestita dal Motti. Uno scrigno della memoria che custodisce le testimonianze storiche della civiltà contadina della montagna e della collina reggiana. All'interno della struttura 1200 attrezzi esposti che raccontano la storia della civiltà rurale nei suoi aspetti principali. La struttura si trova in località San Bartolomeo di Villa Minozzo, nei pressi di Gatta.